scusate il ritardo, però siamo tutti comunque volontari, quindi quello che viene offerto oggi a livello gratuito, quindi magari cerchiamo qualcuno che si è dedicato a attivare i collegamenti, qualcun altro che si sta prestando per farci una traduzione in tempo reale, perché avremo poi un collegamento con la Giordania per un intervento direttamente dall'estero e su quello dovremo andare a tradurre in lingua inglese, non vi preoccupate, quindi magari qualcun altro riesce pure a comprendere. Dopodiché sull'incontro di oggi io ringrazio i presenti e poi magari si presenteranno in maniera autonoma, così facciamo la cosa meno pomposa possibile, un po' più free. E in maniera molto molto rapida vi spiego quello che noi come associazione stiamo facendo. Come associazione noi stiamo andando ad attivare delle convenzioni, delle attività per fare attività di ritardo con paesi stranieri, ci stiamo spingendo su l'ospitalità di fede musulmana, partendo dal presupposto che ci sono comunque dei dati commerciali piuttosto interessanti per quanto riguarda non solo il turismo islamico, la domanda, turismo musulmano, la domanda latente che c'è sul territorio anche per quanto riguarda le attività di intrattenimento in genere che non hanno un occhio per quelle che sono le abitudini e le credenze di fede differenti dalla nostra. Noi siamo molto, siamo abituati ad essere anche un po' meno attenti a determinate cose, tenendo conto che a parte una pizza fuori, ieri sera eravamo a cena e discutevamo proprio di questa cosa, non c'è la possibilità di avere un'accoglienza halal, che poi vi spiegheranno loro sicuramente meglio di me di quello che vuol dire, quindi non c'è un'offerta per quanto riguarda questa tipologia di accoglienza sul territorio. Abbiamo provato pure a creare delle proposte di soggiorno perché abbiamo avuto delle richieste concrete da una serie di paesi dove hanno specificato che avevano bisogno di una tipologia di strutture ricettive che facessero accoglienza halal, di una tipologia di strutture di ristorazione che facessero cucina halal. Abbiamo avuto difficoltà, non siamo riusciti a chiudere determinate offerte proprio perché non c'è sul territorio ad oggi, soprattutto il nostro, questa tipologia di offerta. Quindi abbiamo pensato come associazione che si occupa di extra alberghiero e quindi abbiamo la possibilità all'interno anche dell'associazione, abbiamo strutture che fanno attività anche di un restaurant, quindi di accoglienza in famiglia, di experience all'interno della famiglia, e quindi abbiamo pensato di sostituirci in quello che manca sul territorio e quindi di creare una rete per quanto riguarda questa tipologia di accoglienza. Ci stiamo lavorando su, ci stiamo formando, e il prossimo passo sarà una specializzazione. Stiamo cercando di lavorare con una serie di comuni, logicamente il comune più ricettivo in questa direzione è sempre il comune di Nazzolo, e ringraziamo l'assessore Giulia Puglia che è sempre molto molto disponibile. Abbiamo avuto delle reticenze su altri parti, quindi noi andiamo lì dove riusciamo ad avere degli interlocutori attivi in modo da poter lavorare in maniera più tranquilla, senza andarci a scontrare nessuno perché comunque non si ottiene nulla. Abbiamo pensato di spostarci in questa direzione. Il programma di questa settimana prevedeva degli incontri che abbiamo fatto, che andremo a concludere entro la fine della settimana, delle attività sia in strutture ricettive extraalberghiere che attività di accoglienza e di divertimento proprio in questa direzione. Questo per testare anche noi stessi come strutture ricettive, per riuscire a capire se siamo in grado comunque fare un piccolo test e quindi portarci e far vedere che siamo in grado di fare queste cose, perché se poi funziona giustamente la gente vuole verificare quello che noi riusciamo a offrire a prescindere dalle belle foto e delle attività. Allora, ragazzi, a questo punto vediamo un attimo se non ci sono tutti in mezzo. Io sto imparando adesso. La cultura musulmana, le donne devono essere protette, quindi
quindi anche questo momento rientra in quella che è questa, questa filosofia, date il nome che volete. Possiamo... Sono live? Siamo live? Ok, abbiamo bisogno di fare delle traduzioni? Sì. Fare proprio in virtù dell'attività che ha fatto il comune per attirare non solo ospiti locali ma anche ospiti stranieri. Partiamo sempre da questo presupposto, noi facciamo promozione della destinazione perché altrimenti quando viene qua, se non ha nulla da fare, sinceramente si annoia va altrove. Loro non solo fanno attività all'interno del territorio, ma fanno promozione delle attività che vengono svolte all'interno del territorio. Prego. Buonasera a tutti, vi ringrazio tutti i presenti di essere qui, insomma, oggi per confrontarci tutti insieme un po' su quelle che possono essere le opportunità. Io ringrazio Francesca che ha sempre una funzione particolare per Bernardo, quando ha delle belle idee mi chiama sempre, chiaramente io non posso fare altro che darle dietro perché insomma sono opportunità sia per le attività appunto per le società di Rosaretto ma anche per il territorio stesso, perché io credo fortemente che collaborare tra pubblico e privato è la formula vincente per poi promuovere quello che è il territorio e quindi lavoriamo tutti meglio, il territorio cresce e quindi credo che siamo sulla buona strada, siamo solo all'inizio però c'è tanto altro da fare e niente, come diceva Francesca, noi da... Io da 3 anni diciamo, stiamo lavorando per, senza grandi cose particolari, ma semplicemente partendo da chi siamo, dal territorio, dalla nostra cultura, cultura enogastronomica, da quelli che sono i nostri contenitori culturali, dal barocco, come dicevamo prima, e diciamo andare a valorizzare quelle che sono le nostre caratteristiche, no? Sotto tutti i punti di vista. Lo stiamo facendo attraverso collaborazioni, gemellaggi con altri comuni italiani e non. Adesso recentemente abbiamo avuto il gemellaggio con Noto, un gemellaggio per noi importante, rilevante, si sta già iniziando a lavorare per per la prossima stagione e niente, noi lo IAT, che è l'ufficio informazione turistica, e quest'anno già da 2-3 anni sta registrando un aumento importante delle presenze turistiche, intanto a livello non solo nel settore Italia come target italiano, ma anche stiamo crescendo tanto all'estero, quindi c'è una presenza sempre più forte, francesi e tedeschi in modo particolare, ed è questo chiaramente. Quest'anno rispetto all'anno scorso sono aumentati i tedeschi, noi abbiamo sempre avuto una maggiore forza sulla Francia, non so mai, di una sensibilità maggiore, quest'anno è stato recente, abbiamo ritirato i numeri perché per noi la stagione estiva finisce al conto di ogni istante, quindi noi facciamo il calendario estivo, come diceva Francesca, per gli eventi, diciamo, nei mesi quelli forti, no? Dove c'è il turismo, che grazie a Dio l'abbiamo sempre avuto, 3 mesi estivi, però poi sono 2 anni che stiamo lavorando sul calendario autunnale per far sì appunto l'obiettivo di destagionalizzare, perché avere la presenza a giugno, luglio, agosto è troppo facile, no? E quindi abbiamo lavorato su un calendario autunnale importante che è terminato l'11 novembre con San Martino e il 16 novembre è partito quello natalizio, quindi abbiamo avuto una pausa di qualche giorno. Dal 16 novembre Nardò è entrata nella fase natalizia, quindi luminarie, attrazioni natalizie.
quindi insomma c'è anche nel periodo di non estivo, anche perché abbiamo la fortuna di trovarci in un territorio che comunque oggi è la prima giornata fredda e comunque per noi è fredda, ecco, che non conosciamo il vero freddo, quindi questo ci aiuta anche tanto perché appunto il tempo ci aiuta. Abbiamo tempo? Se siamo pronti ci interrompiamo, no? Chiaramente per noi è da, per me, io sono assessore al turismo e alle attività produttive, quindi mi dedico fortemente a questo, ci credo. Francesca lo sa, prima ancora di essere assessore ho un'attività commerciale, quindi credo che il turismo e il commercio siano fortemente legati e quanta più gente arriva nel territorio, tanto più insomma le attività vivono insomma in modo più frizzante anche anche nei periodi meno tipo novembre, che storicamente è un mese non dei migliori, insomma grazie a questo calendario delle attività organizzate anche con la collaborazione con le associazioni ci permette di diverse sono state collaborazioni con KS del business, ecco. Che è valutato proprio con il governo cinese, è valutato la seconda. E infatti stiamo lavorando abbiamo portato appunto diversi tour operator da tutte le parti del mondo, quello in modo particolare sulla Cina si sta ancora lavorando, siamo in fase, perché poi non sono cose così veloci, no? Si inizia un lavoro, sì, però vanno strutturati, si sta lavorando. Su quello, gli imprenditori pakistani, poi come dicevo prima facendo un passo indietro, Nardò è molto apprezzata dai francesi, noi stiamo registrando un dato che sta aumentando sempre di più, che è quello che vengono, si innamorano e rimangono qui, diventano residenti di Nardò, acquistano palazzi nel centro storico, ristrutturano. C'è chi apre delle attività, B&B, di lusso, e c'è invece chi proprio si trasferisce e vive qui tutto l'anno. E quindi noi abbiamo concittadini anche inglesi, francesi, tedeschi. E sta crescendo questo dato e a me fa piacere perché comunque ci porta anche a migliorarci, no? Perché chiaramente tutti questi investimenti che si fanno per il territorio, per le attività, chiaramente ci portano anche ad avere una sensibilità e un'attenzione particolare anche nella formazione. Infatti con le attività produttive abbiamo finanziato, Francesca lo sa, diversi corsi di formazione legati alle lingue. Lingua francese, lingua inglese, lingua tedesco, proprio perché dobbiamo aiutare questi volte. Sì. A particolare una sempre più grande. E quindi l'obiettivo quest'anno è di riproporre di nuovo per fare il secondo livello perché l'hanno richiesto tutti i partecipanti, sono rimasti soddisfatti e quindi mi impegnerò personalmente per fare il secondo livello perché l'obiettivo è appunto formare il più possibile. Perché facciamo arrivare ma poi dobbiamo anche non farli scappare o farli ritornare, quindi è importante l'accoglienza, è alla base di tutto, quindi dobbiamo lavorare tanto sulla professionalità e quindi la formazione. Allora adesso io vi faccio un attimino un piccolo spunto veloce su quelli che sono i numeri ai quali abbiamo fatto riferimento prima per quanto riguarda la filiera del turismo musulmano. Una cosa piuttosto calda, niente di eccessivamente diverso. La filiera del turismo islamico, noi qui abbiamo Lisa Benvenuto che è il presidente della filiera. E che cos'è? Come facciamo noi? Noi facciamo attività di rete, loro fanno attività di filiera. Non è esattamente
esattamente la stessa cosa, però l'obiettivo rimane sempre questo. Per quanto riguarda i numeri, andiamo in maniera piuttosto veloce. I numeri sono enormi, sono impressionanti. Tenete conto che i 2/3 della popolazione comunque dipende musulmana e andrà comunque a crescere. Io faccio sempre l'esempio di Lecce, perché vengo da Lecce. Noi a Lecce è una città di 90.000 abitanti, abbiamo più di 300 famiglie di fede musulmana, che sono famiglie miste, prima, seconda, terza generazione, convertiti, tutto quello che volete, però comunque è una tipologia di domanda che esiste già effettiva sul territorio. E la cosa buona qual è? Questa tipologia di ospiti, di potenziali ospiti, hanno una capacità di spesa piuttosto alta e quindi hanno logicamente delle richieste di servizi di un certo livello. In genere richiedono, queste sono le esperienze che abbiamo avuto noi, strutture ricettive almeno a 4 stelle, dove un 4 stelle per noi sul territorio significa extra lusso, perché anche sul territorio non abbiamo delle grandi offerte. E comunque un'attività di servizi che sicuramente è un po' lontana rispetto a quello che noi siamo abituati ad offrire. Cos'altro? Noi andiamo a lavorare su una tipologia di accoglienza che entra in una filiera. Perché? Perché il discorso è questo: quando uno arriva su questo territorio non ha bisogno solo di un posto dove andare a dormire, ma ha bisogno di un posto dove andare a mangiare, ha bisogno di andare a visitare dei luoghi, ha bisogno comunque di svilupparsi un'esperienza di soggiorno che sia gratificante. Quindi non è un'unica cosa, ma è un insieme di cose. Con l'associazione noi stiamo andando a lavorare su determinati territori. Perché? Perché grazie al sostegno, alle indicazioni dell'associazione di filiera siamo stati indirizzati su dei territori che possono essere magari un po' più occidentalizzati rispetto a quelli, diciamo, più ortodossi, però cominciamo da quello e poi andremo avanti perché ci dobbiamo, ragazzi, obiettivamente ci dobbiamo formare. Per quanto riguarda il discorso di filiera, quando si tratta di filiera musulmana, logicamente loro, come abbiamo detto prima, hanno bisogno di strutture ricettive, di ristorazione, di servizi che sono tutti i servizi ancillari a quelli che sono i servizi di accoglienza, e quello che manca è la formazione. In virtù di questo, come associazione, noi abbiamo già fatto un minimo di formazione e l'abbiamo fatta sulla ricettività e quindi su quello che riguarda i soggiorni veri e propri, quindi i nostri clienti. Adesso stiamo andando a lavorare su quello che riguarda la ristorazione. Logicamente, torno a dire, noi non siamo ristoratori, noi facciamo attività di restaurante su determinate strutture, però comunque ci stiamo andando a formare e stiamo cercando di proporre qualcosa che sia all'interno di Cani Halal. Abbiamo cominciato con delle carie che sono Cristian, abbiamo provato, abbiamo iniziato un attimo, sei ancora ok? A posto, è stato ospite nostro ieri sera. E perché? Perché noi abbiamo delle abitudini che magari sono un po' diverse, non ci è voluto molto, piccole accortezze. L'unica cosa che noi mangiamo 100 volte più di loro, quindi fermate di addolcottare, perché oltre non è eccessivo, questo perché sinceramente. Allora, logicamente questa è l'attività che sta facendo la filiera Italia Friendly, che è rappresentata qui poi da Cristian Benvenuto, che è il presidente, e loro stanno facendo tutta una serie di attività. Tenete conto di una cosa, che questa è comunque una associazione riconosciuta ed è l'unica in Italia riconosciuta a livello internazionale, e ce l'abbiamo qui su questo territorio. Come per esempio quando abbiamo parlato di Duro Veretro, noi abbiamo, questi sono i vari partner dell'associazione, ci sono anche delle attività che fanno certificazione sul business, quindi sulle attività anche, non lo so, per esempio di macellazione, perché ci sono dei canoni particolari per quanto riguarda la macellazione, la produzione di formaggi o altre attività.
E quindi si parla anche di certificazione halal. Tenete conto di una cosa, la certificazione halal non è una certificazione di qualità, ok? È una certificazione religiosa, appunto, e quindi per andare a fare un tampone, nel senso che partiamo comunque, no? Da un minimo di conoscenza di base. Però ci sono dei canoni da seguire. Nessuno starà male se voi non cucinate in un determinato modo, però è logico che qualora non si seguono determinate direttive, le strutture poi rischiano di essere eliminate dalla filiera e quindi c'è un'immagine eccessivamente negativa, ma non solo per quella struttura, anche per tutte le altre, perché rispondiamo con il territorio. E quindi è una questione di fede. Logicamente in questo contesto poi c'è chi è più, diciamo, più blando ed è disponibile a dei compromessi, che invece magari poi dipende dalla provenienza del paese. Anche lì ci stiamo formando in questo senso, perché io stessa non so quali sono i paesi, no, di origine, che sono un po' più radicali e quelli che sono invece più occidentalizzati. Per quanto riguarda il tour operator, che è già stato per esempio qui a Nardò, è un tour operator cinese, e tenete conto che in Cina sono tutti contattici dallo Stato, ed è il più grande tour operator cinese che esiste, che ha un rappresentante legale a Lecce. È venuta già un paio di volte qui sul territorio di Nardò, una volta ospite dell'assessore, un'altra volta è venuta insieme a me, abbiamo fatto il giro sulle strutture, abbiamo conversato, perché la gente deve un attimo conoscerci e cercare di capire noi come siamo, perché uno superficialmente non riesce a notare o comunque interpreta in maniera diversa. Io parto da questo presupposto, io faccio sempre queste considerazioni. Se un tour operator cinese di queste dimensioni ha pensato di mandare qualcuno su questo territorio in forma fissa, e si vinga qui da 5 anni, e nessuno sa sulla cartina geografica non dove siamo, perché le condizioni sono queste, vuol dire che le potenzialità di questo territorio sono enormi. La stessa cosa ha fatto per Booking è entrato 4 anni fa a Lecce con un ufficio aperto 6 mesi l'anno, adesso Booking ha una sede fissa a Lecce con 6 dipendenti. Che vuol dire? Stiamo parlando di potenzialità del territorio, quindi se grosse agenzie o comunque OTA o altre situazioni, perché cominciano a spostarsi anche gli altri, come attenzione, stanno investendo su questo territorio, a monte avranno fatto sicuramente delle ricerche di mercato e hanno visto che vale la pena lavorare su questo territorio. È logico che noi d'altra parte dobbiamo comunque essere pronti e formarci. In virtù di questo, i progetti che noi stiamo andando a fare sono dei progetti a lungo raggio. Quindi noi stiamo andando a lavorare su dei progetti che hanno delle scadenze sicuramente nel lungo periodo. Uno di questi è l'attività che stiamo cercando di portare a Napoli con una scadenza 2021, e poi stiamo cercando di prepararci per l'accoglienza dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Perché? Perché i Giochi del Mediterraneo che saranno a Taranto coprono Brindisi e Lecce. Abbiamo una presenza di atleti che sono per due terzi di fede musulmana, e quindi ci sarà tutto un indotto, perché non sono solo gli atleti, ci sarà anche una visibilità enorme dopo quelle date, e quindi abbiamo l'opportunità di farci conoscere. A quel punto dobbiamo essere pronti, perché dobbiamo giocarcela bene. Se sbagliamo, io porto sempre ad esempio la prima volta che Lecce sta in Serie A. Il primo anno che Lecce sta in Serie A, la gente, quando io dicevo sono di Lecce, ah sì, so di che stai parlando, perché Lecce sta in Serie A, ed ero ragazzina. C'era la fila Salento 12, che era il brand, no, del Lecce, e c'era la fila fuori, e c'era un sacco di gente. Noi non eravamo pronti per quella tipologia di accoglienza, e quindi ci siamo un attimino arrangiati. In questo caso penso che abbiamo le capacità, le potenzialità per poterci preparare. Abbiamo tutto il tempo, dovevamo cominciare ieri, ma sicuramente il tempo ce l'abbiamo per poter andare avanti in questa direzione. Posso parlare dell'evento di Napoli? Allora, noi stiamo organizzando insieme all'associazione e insieme all'università
chiedo scusa, il nome dell'università, perché io sono ignorante, ok, all'Università Pegaso, stiamo organizzando la prima fiera in Italia per quanto riguarda la attività, chiamiamola attività, noi ci occupiamo di turismo, quindi per noi è turismo halal, ma sarà turismo, sarà enogastronomia, sarà finanza islamica e tutta la filiera, quindi cosmesi piuttosto che moda, perché anche lì c'è una richiesta del territorio e sarà il primo evento in Italia, perché ci sono altre fiere internazionali, ma non le fanno in Italia, le fanno, Cristiano aiutami, in Germania, in Francia, in Inghilterra, Emirati Arabi, logicamente noi non ci mettiamo problemi, cioè non... ok? Tutta Europa tranne l'Italia, perfetto, quindi noi siamo qui e quindi ci stiamo impegnando per realizzare questo evento. Logicamente è un lavoro immane, abbiamo già cominciato ad approcciarci perché siamo stati a Napoli, abbiamo fatto degli incontri, quindi stiamo andando in quella direzione. In virtù di questo, visto che la nostra è sempre una piccola associazione, siamo sempre tutti volontari, siamo andati a chiedere l'aiuto a degli istituti superiori per avere dei progetti di alternanza scuola-lavoro che potessero supportarci in questa attività e quindi abbiamo fatto il primo incontro, cominciamo a fare attività con degli istituti, stiamo lavorando sul marketing internazionale proprio per farci aiutare dei ragazzi in questa tipologia. Noi andiamo a formare dei ragazzi per quello che è ciò che ci servirà domani, quindi non solo ci facciamo aiutare, ma d'altro canto riusciamo a formare una generazione, chiamiamola così, di lavoratori, perché noi domani avremo bisogno di loro. E sicuramente, a prescindere da tutta la polemica che si può fare, non è semplice trovare personale qualificato e soprattutto che abbia, io parto da questo presupposto, è la voglia, il desiderio di portare avanti il marchio del territorio. Perché io quando pubblico con un hashtag orgogliosa di essere terrona, perché io sono salentina e sono orgogliosa di questa terra e quindi ci credo. E allora far crescere il mio territorio anche attraverso un'associazione sicuramente è l'obiettivo che mi sono posto. Poi è un'attività che mi piace, ci troviamo insieme ad altra gente che la pensa in questo modo e quindi siamo riusciti comunque ad avere un rapporto. È logico che si tratta sempre comunque di attività commerciali che dobbiamo realizzare, però se non ci prepariamo rischiamo di fare veramente una brutta, brutta figura. Allora, detto questo... Detto il conto. Ok, perfetto. Is broken.
più acciaio. Ora abbiamo i datori, quindi no, adesso la cassa non si deve. Comunque intanto cosa devo fare? Hello? Yes, we are ready. You can go on, please. Personally, but for the main reason we couldn't make it. Maybe in the maybe very soon we could meet in person and discuss the very important topic. Okay, right now, just one second, let me translate. Sono molto felice di essere qua con voi, di essere collegato, di poter discutere, di poter relativamente alle interazioni fra voi e noi e la nostra compagnia. Please. First of all, let me pick up the pace and introduce myself briefly. My name is Kevin Kedani, and I am the CEO of the international company for IT services. We recently had the accreditation by the Muslim World League, which is the located in Makkah Mukarramah, which is the highest accreditation in the Islamic world, and we provide a lot of halal certification services. You should let me translate. So a couple of sentences, yeah. Then I translate, and then you. Okay. Okay. Si è presentato, è il CEO di questa compagnia che si occupa di turismo e è accreditata presso delle compagnie di turismo internazionali. Please go. Okay. Our accreditation has been done by the Muslim World League. The Muslim World League is the highest Saudi Muslim corporation. Okay. Located in Makkah Mukarrama. Okay. So l'accreditazione è stata fatta attraverso da parte di una compagnia del Saudi Arabia della Lega Musulmana Mondiale.
situata in una città che non capisco quale, ma one of the most new accreditation scope we've got is we could have the ability to accredit and certify the tourism, like the hotels and the halal tourism, in accordance with the Gulf accreditation, standards, especially for the GCC area as well. Okay. Questa accreditazione che è stata fatta con questa società internazionale gli permette anche di accreditare ulteriormente da parte loro delle strutture e quindi con confermare la idoneità di queste strutture secondo gli standard stabiliti dai criteri halal internazionali. Okay. One of the most important topic and which has the increasingly noticeably demand is the halal tourism. That's why maybe the most of the tourism, especially who intends to go to Europe countries in general and Italy specifically, needs to have found a place that offers halal food and offers halal places with no alcohol, like, and with separated facilities for tourists. So there is an increasing demand over the halal tourism. Okay. And tra questi accreditamenti uno degli aspetti fondamentali è la quantità di turismo che è in continuo incremento. Questo era il turismo si sviluppa soprattutto orientato verso l'Europa e specificamente l'Italia, e in questo accreditamento si pensa soprattutto anche a fare in modo che il turismo possa trovare delle strutture idonee, soprattutto per quanto riguarda anche cibi e alimentazione. At the same time, we are cooperating with the Tourism Commission of Jordan and the Tourism Commission of Saudi Arabia. So to consult with them and to find out the opportunities to have a collaboration with just like Islamic communities in Europe countries, so we can accredit some or certify some places so the tourists will feel comfortable when they plan to visit these places. Okay. In questo programma di accreditamento lavora in collaborazione sia con la Giordania sia con la Saudi Arabia, e in modo da poter garantire che il turismo per il quale loro collaborano possa avere certezza che trova in tutte le parti che loro indicano come struttura, come tour operator, troveranno sicuramente caratteristiche e requisiti in accordo con le condizioni all'altro. Especially recently we had a meeting with the Jordan Tourism Commission, and we offered them that we can globally recognized to do some halal certification in some cities in Italy. So the Jordanian tourists, so the Saudi Arabian tourists can visit these places and feel comfortable regarding finding just like halal restaurants and halal hotels, and that may fit with the with the Sharia and Islamic rules. Okay. They ultimamente si sono incontrati con le autorità sia della Giordania sia della Saudi Arabia per concordare questo tipo di attività, e stanno intervenendo in diverse zone, compresa la nostra area, per intervenire e fare in modo che ci siano sia dei ristoranti che delle
ricettive, quindi alberghi o altre strutture ricettive in linea con quelli che sono i requisiti halal, e in tutto questo c'è una collaborazione stretta con le organizzazioni, con le istituzioni, sia giordane sia saudi. One of the most powerful advantages of getting some places accredited for halal tourism as the increase in the number of tourists, the number of tourists to these places, because we expect upon accrediting or certifying some places in Italy, we expecting. The increase about 20 to 25% of total volume of tourists to that places. So it's going to be a big advantage if we could certify places, and it will be very, very powerful marketing, not only for Jordanian and Saudi Arabian people, but for the whole GCC countries, and especially the Asian Islamic communities, just like Malaysia and Indonesia. Confermo che una delle motivazioni più importanti per questo tipo di certificazione è la velocità con cui questo tipo di turismo sta crescendo, circa il 20-25%, immagino per anno. Sia verso tutta la comunità europea, sia verso specificamente l'Italia. Questa certificazione è utile non solo per i musulmani per le popolazioni che arrivano dalla Germania, dalla Giordania e dalla Saudi Arabia, ma anche verso tutta la comunità musulmana internazionale, incluso turismo che arriva dal sud-est asiatico. Tourism programs to EU. One of the troubles the tourism companies and the tourism commission faces is the continuous requesting from the tourist staff that there is I'm going to Europe where there's no places to eat and no places to sleep in halal, so they turn their diet to other Islamic countries like Malaysia and Turkey, for example. Una delle motivazioni anche per andare in questa direzione è che attualmente molti turisti, prima ancora di partire, cercano di avere informazioni sulla loro possibilità di trovare strutture e ristoranti, soprattutto in grado di offrire il servizio halal, motivo per il quale molto spesso questi turisti, invece di dirigersi verso Europa o l'Italia, dove non ci sono strutture accreditate, tendono ad andare verso la Malesia o la Turchia o altre regioni dove invece sono sicuri di trovare strutture accreditate. Please. Yeah. And there are some facts actually, the recent statistics for 2018. There is almost 69.1% of total Muslim population are based on Asia. So let's say that if there's a group wants to go to Europe, the halal issue is going to be the halal certification is going to be a big issue for them, because they're always looking for halal places or looking for halal restaurants, because the frequent asked question from them, like, okay, if we go to Italy, for example, where do we eat? Where do we go? Because we need to eat halal as per our religion, and we need to go to Islamic hotels. So
What we done is to what we done in collaboration with the Muslim World League is to establish a certification scheme for tourism. That this is one of our achievements. Just a second. C'è una delle motivazioni anche per il quale il turismo halal, il turismo musulmano si orienta verso altre direzioni e che sud-est asiatico, quindi soprattutto la parte asiatica, c'è circa il 69% della popolazione musulmana e quindi sono sicuri di trovare delle condizioni, delle strutture, un'offerta idonea per avere le loro, per trovare la soddisfazione dei loro bisogni. Se invece si rivolgono verso altre aree come l'Italia, non hanno la certezza di trovare alberghi e ristoranti, di avere la certezza di questa offerta, e quindi è importantissimo avere questo accreditamento e loro accreditano le strutture in maniera tale da dare la garanzia a chi si muove di trovare questa la soddisfazione di questa esigenza nella popolazione che si muove. Yeah. So, our company now, we're working on this regard, we're working on this. The focus is to globalize the term of halal tourism. And we started from Italy in collaboration with our business development. And they are the official office of us here in Italy. So, and we are planning to take some training courses for halal certification auditors and assessors. And so we provide all resources needed to get halal certification easily and quickly by Quindi in queste iniziative loro stanno cercando di, stanno lavorando per fare in modo che questa preparazione halal sia presente anche in Italia, stanno collaborando con la struttura italiana in modo da poter avviare questa certificazione e sono disponibili a fornire tutto il supporto che c'è bisogno per fare del training, per fare in modo che avere la certezza che una volta che i turisti arrivano qua trovino delle strutture alla certificata all'area. Praticamente voleva dire, una cosa in più per la spugina, che loro sono già presenti sul territorio tramite Omar Business Development, che è la nostra società. Okay. E danno certificazione riconosciuta tramite noi a livello internazionale. Il riferimento in Italia siete voi per far sì che le strutture si possano certificare. Ok. Allora, scusate un attimo, mi sono dato il tempo, poi magari per oggi. Partiamo da questo presupposto. Noi abbiamo qualcuno che si è sognato di perdere tempo a questo territorio. Quindi se sta impegnando del tempo anche solo per una videoconferenza vuol dire che c'è un interesse, visto che qui stiamo parlando comunque di numeri enormi e sicuramente di società con delle dimensioni importanti, vuol dire che c'è una prospettiva di crescita e di business che loro hanno valutato, cosa che magari io Francesca nel mio piccolo non posso fare, però parto da questo presupposto. Noi diciamo sempre, no? Vedi quelli meglio di te e accompagno. Vuol dire che le prospettive ci sono, vuol dire che comunque hanno fatto delle valutazioni importanti. Il problema siamo noi, ragazzi. Quindi il problema è il territorio che comunque non è proprio. Noi ci stiamo impegnando. Ci sono delle istituzioni che comunque ci seguono, abbiamo anche dei supporti comunque accademici e quindi io ringrazio anche per la presenza. Anche quindi partiamo da questo presupposto, siamo qui perché vediamo delle opportunità e allora cerchiamo di cogliere queste opportunità perché sicuramente c'è un valore poi da raccogliere, questa è l'idea. Poi che colori che... E se vogliamo voi tradurre... No, just to translate what Francesca was saying before. She is saying that the fact that we have somebody outside our territory spending his time and spending the
forze and energies in getting contact and spending his time in preparing all of this is a consequence of the interest in our territory, and so it's very important that from our side as well there is a commitment and efforts to try to meet as much as possible your requirements and your expectations. Yeah. Let's talk about the requirements of the halal certification. We provide the halal certification based on the requirements of GCC countries, which involves Saudi Arabia, involves Oman, involves Emirates, and Kuwait, Bahrain, Qatar, and Yemen. So this standard referred as GSO standard, Gulf Standard, Gulf Organization. Gulf Standardization Organization, okay. which is accredited globally. Okay. So what we provide. Il tipo di certificazione che loro forniscono è una certificazione che è basata sugli standard non solo della Giordania e del Saudi Arabia, ma anche degli Emirates, di Oman, di praticamente diversi paesi di Sicilia e del Medio Oriente, alcune sigle bisogna conoscere prima. Comunque, gli standard per i quali loro cercano di certificare sono degli standard comuni internazionali, e quindi nel momento in cui questi standard vengono soddisfatti è chiaro che il suggerimento può essere un suggerimento verso tutti i paesi che riconoscono gli stessi standard. Grazie, aggiungo una cosa. Sì. Praticamente questi standard non sono di tipo comune che possono essere accessibili a tutti, ma sono standard quantitativi che sono a livello governativo, quindi se non rientri in determinati standard l'accreditamento è automaticamente impossibile da prendere. Quindi stiamo parlando di standard di un livello superiore, in modo da avere una qualità certificata per i paesi che sono realmente di fede islamica, come è attivata la sharia, che questa sharia non deve essere una parola che fa paura, ma sono i standard dove ti permettono di accedere in un mercato che non è musulmano. Ok, what you were saying is that the requirements are not only established by the common, the uses, but also by the governments. So if these standards are not met, structures cannot be accredited, because if they don't meet all the requirements of the different countries, then they will not be accredited for global, but could be only accredited for the ones who will meet those standards. So in this case, your accreditation, that's what we say, your accreditation is toward all the requirements of all these countries. If you make shorter sentences, then it is easier for me to remember everything, otherwise I will forget something. Go ahead. Based on the standard, we provide certification based on three categories or three pillars. Well, the first pillar is the food. We can provide halal food certification. We can provide halal facility certification for the hotel, for the rooms, for the swimming pools, and as well as we can provide the halal service. Our halal tourism program. Okay, so il tipo di accreditamento si basa fondamentalmente su tre aree importanti, su tre pilastri. Il primo è il cibo, e quindi essere sicuri che tutto il cibo che viene fornito in queste strutture sia del cibo approvato le strutture esse stesse, e quindi con tutte le caratteristiche che questi paesi chiedono alle strutture, incluso posti per dormire, piscine e tutto ciò che può servire, e
Anche il programma stesso del turismo deve essere un programma che si è in accordo con quelle che sono le richieste, le caratteristiche. And these requirements are not that complex, because we adopt the moderation and the standard we adopt in the GCC countries. So there's no need to be worried about the complexity of the standard. The standard is very clear. The standard is very simple to be applied, and the standard is very simple. It's very simple to be accredited and the requirements. Quindi non c'è da preoccuparsi molto per quanto riguarda queste caratteristiche che vengono richieste, anche perché sono molto semplici e facilmente stabilite e chiaramente stabilite dalle diverse istituzioni. Non è difficile adeguarsi, però è necessario che siano portate chiaramente alla conoscenza. Sì, ok. And when we made a survey in 2018 in regard to identify the most desired destinations for tourism, Italy was one of the countries in the top list. But one of the most issues, especially in the surveys gone to the GCC area, especially in Saudi Arabia and Oman, was there's no enough places, because there's no enough halal restaurants and halal places, so people can go. So that's why maybe this decreased the number of tourists to Italy. This is one of the big issues resulted out from the study. Quando hanno fatto delle indagini, dei survey per capire quali erano i paesi maggiormente desiderati come destinazioni verso cui andare, l'Italia era uno dei primi posti tra le destinazioni desiderate. Però purtroppo contemporaneamente c'era un handicap che era il derivante dal fatto che in Italia non c'erano sufficienti strutture, sufficienti ristoranti accreditati per quanto riguarda le condizioni all'arma, e quindi automaticamente le opportunità, pur essendo una destinazione molto desiderata, scendevano, perché poi non potevano essere soddisfatte le loro richieste. Thank you all for your comment. Thank you for your comment. Okay, he's thanking you and thank you all. Thank you all. Actually, I would like to extend my thanks to you all, and I wish I could be there. servizi ai quali noi abbiamo avuto l'opportunità di accedere. Prego.
Buonasera a tutti, sarò veramente breve. Allora, guarda, un problema soprattutto di mancanza di offerta, perché no, veramente non abbiamo un'offerta concreta da offrire al turismo in Sifrendi. Un'offerta concreta non comprende solamente la struttura ristorativa o la struttura ricettiva, comprende una serie di servizi che devono essere soprattutto anche dall'accoglienza all'interazione, a cosa proporvi da far vedere. Quindi se non ha neanche senso certificare una struttura se ha 300, come la parola rete, se non ce l'hanno. Il problema sussiste quando anche il territorio, soprattutto non in questo caso, non risponde. Il turismo così freddo praticamente esiste in Italia, ma ha una piccola percentuale focalizzata soprattutto tra Roma e Venezia. Adesso si sta facendo avanti anche Milano, perché Milano si sta leggermente attrezzando a questo tipo di turisti. Roma perché? Roma è abbastanza famosa ed è diventata un'attrazione a parte il Colosseo, la grande moschia di Roma, che è stata una delle moschie più grandi d'Europa fino a qualche tempo fa, la prima costruita e riconosciuta come luogo di culto islamico nel cuore dell'Europa, è diventata un'attrazione da visitare dall'altra parte del mondo. Però il turismo musulmano non esiste il turismo halal, il turismo musulmano, esiste il turismo di aria, perché un turista del Marocco confrontato con un turista del Pakistan, l'unica cosa che a parte la vede in comune non ha niente. Però ci sono alcuni standard che permettono di accomunare e rendere un'offerta turistica attrattiva per tutte le tipologie di aree geografiche. Io credo che di finire qui, anche perché meno male ci possiamo confrontare un po' più concretamente in altri luoghi. Do la parola all'assessore Giulia Puglia, che ringrazio sempre. Io vi ringrazio un po' perché credo che sia a prescindere un'opportunità di riflessione anche per capire poi come muoverci, perché è stato interessante il collegamento proprio per capire poi magari ci ritroveremo praticamente per capire con istituzioni cosa dobbiamo andare a mettere giù per capire, insomma, per dare il via, no? Io ho già detto, ho parlato prima, io andrei subito a lavorare al professore perché penso che ha più cose interessanti. Io vorrei presentare il professor Zoni, chi non lo conosce, il professor Fronzoni, ma scuso, è uno dei più grandi islamisti che abbiamo in Italia, è professore sia all'orientale sia alla Caposte Venezia che oltre di Pegaso. È anche uno del comitato scientifico di Beni Musim, che è l'unico giornale islamico registrato in Italia. Stiamo portando avanti vari progetti abbastanza importanti, da cui uno verso gennaio che possiamo anticipare che dovrebbe rivoluzionare il mondo islamico finanziario turistico in Italia. Quindi abbiamo avuto la fortuna e l'onore di avere un onore in questo momento. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito, ho conosciuto una bellissima cittadina che non conoscevo, conosco il barocco siciliano, ma non conoscevo questo Puglia particolare. Io vengo da un posto turistico che è un dei fabbricati che conosciuta, ma restiamo nelle due Sicilie per cui chiudiamo casa. La mia presenza qui potrebbe essere utile perché è stato già detto tanto e tanto accentato. Quello che posso aggiungere è un attimo un'introduzione al mondo islamico, perché si deve parlare di questo mondo islamico? Perché il credente, il musulmano, ha una visione del mondo quasi manichea tra ciò che è possibile, lecito, e ciò che non è possibile è illecito e quindi è haram e vietato. E in questo senso orienta la sua esistenza poi attraverso una gradazione che passa per 5 all'interno, 5 declinazioni tra lecito e vietato, ma è pronta tutta la sua esistenza a questo macrosistema, che è un macrosistema voluto da Dio, voluto da Allah, perché ha scelto, ha elaborato un progetto valido per tutti noi. E questo progetto appunto comprende una società eticamente orientata secondo la Sharia per la legge religiosa dell'Islam. Detto questo, e ricordando che il turista non è un turista musulmano, è un turista, così come il ladro non è il ladro napoletano che viene arrestato a Milano, ma è un ladro.
altro, il turista che ha un certo background culturale o religioso si aspetta di trovare una risposta dalle strutture ricettive. Per esempio il mondo germanico, il turista tedesco oggi si orienta sul Booking o sulle varie piattaforme cercando delle strutture che sono green, ossia sceglie in base a un impatto zero o una struttura di tipo ecologico, ma non è che un turista ecologico, un turista che fosse appunto green, è un turista tedesco che però sceglie un certo tipo di turismo, un certo tipo di struttura. La stessa cosa si deve dire per consumare. È stato già sottolineato come un tipo di struttura Muslim friendly, non halal, perché c'è una differenza sottile ma importante, perché un turismo rigorosamente halal non sarebbe praticabile in un contesto occidentale. E quindi uno standard minimo ma essenziale, quindi Muslim friendly, se vogliamo. E in questo senso le strutture, per potersi adeguare a questo tipo di ricettività, non devono fare molto. Abbiamo detto, l'ha detto anche il nostro amico grande della Giordania, e, però va fatto, perché la differenza tra essere attrattivi per la ricettività islamica o non esserlo significa adeguarsi. Adeguarsi secondo degli standard che, è importante dirlo anche se è stato già anticipato, sono degli standard di tipo religioso, non di tipo amministrativo. E qual è il vantaggio? È che sono standard ben definiti e monolitici, che non cambiano. Mentre i standard amministrativi, oggi si fa una norma, manda, si rivede, si fa l'aggiornamento, possono cambiare in continuazione. Chi ha un esercizio commerciale sa come bisogna stare sempre dietro agli adeguamenti della normativa e degli standard amministrativi. No, per l'Islam questo non c'è, perché sono standard di tipo religioso. E però, essendo standard di tipo religioso, non possiamo adeguarci al 30, al 50, al 70, ma al 100%, perché altrimenti o è permesso o non è permesso. Come fare? Cosa fare? Niente. Seguire un protocollo degli enti certificatori. Gli enti certificatori, attraverso dei consigli, attraverso degli audit, attraverso delle esperienze, danno delle norme da seguire. Sono norme legalizzate. In realtà gli asset che si seguono nel mondo islamico sono due. Uno, abbiamo detto, l'area del Golfo, e che è un asset che passa tra essenzialmente Giordania, Qatar e Arabia Saudita, ma c'è anche un altro asset, forse anche più importante, che è quello legato invece al sud-est asiatico, che passa tra Malesia, Indonesia e Singapore. Questi tre asset sono molto importanti, questi due asset sono molto importanti quando vengono messi insieme. C'è un po' di antagonismo tra queste due realtà certificatrici, ma si fa una sintesi. In questa sintesi è bene inserirsi per quanto riguarda il contesto italiano, perché è quello che dobbiamo mettere qui. E praticamente gli adeguamenti sono veramente minimi, perché per esempio in una camera è bene evidenziare qual è la direzione di Mecca, perché così il credente può pregare sapendo dove deve pregare. È vero che ci sono, la tecnologia fa miracoli, ci sono delle app, più o meno quando si va all'estero si capisce guardando il sole dove è l'est, dove è l'ovest, quindi ci fa un'idea, però avere la direzione da Kibla che indica Mecca per capire dove pregare è importante, perché è importante poi non avere il letto orientato con i piedi, insomma. Quindi anche in questo senso organizzare la camera in maniera tale da non rispettare questa assenza di direzionalità del letto. Ancora chiaramente il frigo bar deve essere halal, perché non deve contenere acqua. E quindi la struttura o può riservare delle camere con un frigo bar esclusivamente all'utenza islamica oppure musulmana, oppure sapendo che c'è l'ospite musulmano in qualche maniera bonificare il frigo bar, quindi sono piccole potenze che si fanno fare. E chiaramente anche non solo nella scelta del food, perché alcune strutture ricettive sono dei B&B, e i B&B sapete che per legge non possono manipolare il cibo, ma devono semplicemente servirlo, quindi presentarlo. Allora bisogna scegliere il fornitore adeguato che sia certificato per il tipo di clientela appunto islamica e proporlo in maniera halal. Questo passa come attraverso la formazione, ma anche nelle mense dei ristoranti,
che devono seguire la filiera palata, che parte non solo dalla macellazione del monte, ma anche dal tipo di alimento che viene preso e poi viene processato attraverso la trasformazione, è importante capire che non è che il titolare della struttura ricettiva deve avere il cuoco musulmano, oppure deve avere il metro di sal musulmano, no, non sono requisiti questi. È importante rispettare questo tipo di regole e soprattutto poter certificare, potrebbe avere certificato. Di fede. Parlavamo prima che non c'è una sanzione corporea se si mangia male, nel senso che non è se si viola lo standard, c'è un'intossicazione, si va all'ospedale e qualcuno pagherà. No. Forse è un danno maggiore, perché è un danno dell'anima, è un danno del rapporto che ognuno di noi ha con la divinità, e dobbiamo dare confidenza all'utenza, dobbiamo dare confidenza che questo danno non c'è, anzi è assente, come viene certificato attraverso la rete di certificazione. Questo giusto per non essere ripetitivo rispetto alle cose. Volevo solo precisare una cosa. Per quanto riguarda il discorso, ragazzi, della colazione sul B&B, sicuramente lo sappiamo tutti, noi dipendiamo da quella che è la legge regionale. La legge regionale della Regione Puglia permette alle B&B e alle strutture ricettive alberghiere di preparare la colazione a un mese. Era giusto questo, quindi soltanto questo, perché sicuramente magari in campagna non è così. Era con le garzine, il passaggio che aveva fatto sì. Così era una manipolazione. Era proprio questo. Però anche nella preparazione della classica torta della nonna o della ricetta di famiglia che ognuno di noi si tiene stretto per non divulgarla, ma fa piacere a sentirlo, basta seguire certi standard, ossia non utilizzare grasso animale, quindi niente strutto, niente burro, niente di tutto questo, e puntare su altri prodotti che possono essere compiuto dal bravo, cioè diversificare in base alla richiesta, tanto le torte vengono bene lo stesso. Rimane questo comunque il focus centrale di questo incontro, quindi io ringrazio la partecipazione degli ospiti, noi non siamo stati tantissimi ma comunque ci siamo, e avremo modo poi di divulgare questo messaggio. Quello che noi stiamo facendo e che cominceremo a fare poi a partire dall'anno prossimo sarà comunque una campagna di sensibilizzazione. E, perché, torniamo a dire quello che è stato detto prima, i numeri ci sono, l'interesse c'è e quindi noi dobbiamo sfruttarlo perché possiamo comunque crescere ed è un'opportunità per il territorio. Lì dove non c'è il supporto dell'istituzione ci sostituiamo noi, lì dove c'è il supporto dell'istituzione noi andiamo, possiamo, abbiamo la forza. Poi vediamo, magari se riesco ad aiutarti con qualche collega, io non so adesso, vicino da Lecce, no, allora, la situazione è questa. Vediamo se riusciamo. Non è tanto il discorso, perché io parto da questo presupposto. E noi siamo andati a chiedere supporto a determinate istituzioni, se non c'è la disponibilità non fa niente, andiamo a trovare. Sì, però io credo che per, sempre per il concetto di rete e perché... Lavoriamo da soli, Giulia, mi dispiace su questo e resto sulla mia posizione. Perché? Perché se magari ci sono, io non dico che non ci sia interesse, magari ci sono degli obiettivi diversi e ci sono delle attenzioni diverse perché ci possono essere delle criticità diverse. Io parlo del Comune di Lecce. Il Comune di Lecce rischia un dissesto economico e quindi rischia di essere commissariato. Sicuramente non hanno attenzione per quelle che possono essere le nostre esigenze. Anche se le strutture ricettive di Lecce versano al Comune, alla cassa del Comune, 1,5 milioni di euro. Non è questione di impegno, è questione di impegno. Sicuramente di impegno, per questo dico, se non c'è questo tipo di sensibilità, chiamiamola così, no?
E quindi può essere più importante organizzare il concetto di bene fede, io vado avanti. No? Perché se la tua visione è questa, parto anche dalla visione. Eh no, io parto da questo presupposto, io vado in giro per vedere me la trovo sempre da perché. E il biglietto, come non lo pagano a me, non lo pagano a lei, no? Però la Giulia c'è, il comune di Nardò è presente, ci sono altri comuni che non ci sono, magari sono da quello di provincia e non c'è nessuno. Poi le scuse sono, ce ne sono tante, scuse di situazione, chiamano, non è quello. Allora a questo punto io non insisto, preferisco impegnarmi da un'altra parte dove sicuramente c'è una risposta diversa. Poi domani saranno loro a venirci a cercare perché magari si rendono conto della situazione più diffusa. Io sono innamorata di Lecce, stasera faremo un giro anche per Nardò. Non parlo, non mi piace parlare male perché è sempre territorio, no? E quindi dobbiamo sempre portare avanti una grande immagine. È logico che poi noi andiamo a venire a sostituirci. Io ho nuovamente dei ragazzi che arrivano domani, vengono da Napoli, li vado a prendere la City Termina, li porto in struttura perché altrimenti non hanno modo di arrivare. Li faccio un servizio transfer giornaliero perché non hanno modo di muoversi. Allora, questo è il modo che ho io per poter far lavorare la mia struttura. È inutile che dico no, non c'è, mi attrezzo, mi adeguo. Tra l'altro noi siamo un'associazione, io ho chiesto aiuto a Fabiola a Fabiola di Villa Tubola, che è una mia vicina di casa, perché ho avuto un'esigenza pratica e mi ha sostituito altri transfert perché io lunedì sono a Milano e anche lì facciamo sempre lo stesso discorso, cioè noi siamo un'associazione, la condividiamo, io mi vado a fare una formazione, dopodiché quando torno a casa riporto questa formazione al gruppo e comunque mi serve per andare a promuovere e a lavorare sulle nostre strutture. Ed oggi ci stiamo concentrando su food, perché cos'è che ci manca? Ci manca questo. Tra l'altro, una parola che anch'io che capisco poco l'inglese ho compreso e è stata ripetuta 100 volte, è stato food, la gente lo fa male, ragazzi, cioè il concetto rimane questo. Quindi se l'esigenza è quella, noi ci andiamo a lavorare su quello. Non ci sono ristoranti, proviamo a convincere qualcuno o comunque ad interessare qualcuno, perché non dobbiamo convincere nessuno, a fargli vedere l'opportunità. Dopodiché noi ci siamo attrezzati per fare un ristorante, visto che lo possiamo fare e quindi stiamo andando a. E quindi siamo andati a mangiare da Fabiola, stasera siamo a Palazzo Sanna e quindi stiamo facendo questo tipo di situazioni. Quando sarà pronto i due Marco, uno di là e uno di là, andremo a bussare qui a casa loro e noi facciamo questo. Quindi alla fine se non c'è un'offerta sul territorio ci sostituiamo noi, riusciamo comunque ci abbiamo a lavorare. Anche buoni, Per questo dico, riusciamo comunque a lavorare. Io parto da questo presupposto e non dire lasciarsi la destra. Quello che c'è, ci andiamo a prendere, se c'è, lo offriamo. Questa era la sintesi del discorso. Dopodiché io volevo, visto che molti stanno guardando l'orologio, si è fatto tardi, ringraziare i presenti, ringraziare Giulia perché è sempre comunque disponibile e mi scuso se ho fatto qualche occhietto. Hai detto quello che pensi, ci mancherebbe. No, io sono. Io cerco di, perché a volte come hai detto può succedere che in momenti particolari si è distratto da altri obiettivi, però magari non si comprende quello che magari può essere una potenzialità, un'opportunità, perché poi Nardò da solo noi possiamo fare, io faccio assessore del mio del territorio di Nardò, però non la vedo così anche come ragiono in tutti gli altri progetti. Se si riesce a fare rete anche con i comuni limitrofi, tu riesci a dare un servizio maggiore anche all'ospite che arriva, no? Al turista. Perché tu gli fai conoscere tanto il territorio, la gastronomia locale, però poi magari è giusto anche fargli fare una passeggiata a Lecce, fargli conoscere la realtà di Lecce, perché tutto il territorio salentino è la regione, è tutta la zona. No, ma noi e quindi certo, però è sempre tutto sul territorio, certo. Però anche qui l'obiettivo quest'anno.
passano invece... No, io capisco la tua posizione, perché uno che si impegna, che lo fa solo per passione, non ha retro... No. L'interesse c'è, perché io campo di studio di ricettività, sì, ma... cioè... Sì, magari anche tutti quelli che hanno il B&B fanno quello che fai tu, no, vai sì. Molto oltre, delle possibilità a tutti, si creano appunto delle reti interessanti tipo quella di oggi, si creano degli input, degli incontri, si riflette su come muoversi per il futuro, cioè non è che ti occupi di B&B. No, non mi occupo solo di quello, dovrei farlo. È molto più complessa la tua... Sul risultato. E io credo che poi ti porterà il risultato, strada facendo, perché... Per questo sono l'obiettivo è proprio quello. Però è un obiettivo comune, non è un obiettivo strettamente del tuo interesse personale. No, questo devi spiegare. Okay. È un obiettivo che interessa tutto il territorio. Chi non lo comprende è un peccato, perché si sta perdendo l'opportunità, perché poi ripeto... Grazie a questi incontri a volte si parla proprio con i comuni e si riesce a dare un servizio maggiore proprio all'ospite e ci presentiamo in modo più bello, più ospitale, più interessante. Allora io ho questo bella. Grazie Giulia. Un applauso. Ringraziamo, come ti chiamo? Cristiano Carlo? Io lo chiamo Gri. Dopodiché ho scoperto che il professore si chiama Vasco, quindi ragazzi, cioè, voglio dire, abbiamo un nome importante. Allora, ringraziamo i nostri ospiti. You're in.